non ci credo, faccio la notte. Oggi è il 23 settembre ed è ufficialmente l'ultimo giorno di... Ragazzuoli, buonasera. Allora, oggi è il 22 di settembre, sì. Insomma, domani è il mio ultimo giorno di tirocinio, ancora non ci credo, faccio la notte. Ho cenato, mangiato tutto, insomma, e adesso direi che è l'ora della tisanina. Non vi ho detto una cosa, e stamattina mi ha scritto Stefano, il marito della Ele, e Ele della Sbi. Ed è nata la bimba e niente, infatti stamattina, cioè, l'ho scritto subito a Marco, poi anche Marco ha scritto a loro, insomma, siamo super felici perché cioè, la nostra idea di cercare di andare verso fine ottobre dipende un po' poi come sarà il Covid, come saranno un po' le cose, eccetera. Io oggi ho scritto tesi, ho sentito una mia amica, quindi cioè, non è che abbia fatto chissà che cosa. Domani è l'ultimo giorno. Mi prendo la tisana, mi stanno uscendo gli occhi, penso che mi farò un po' di skincare stasera e poi vado a letto. E in realtà c'è la cucina da fare, guardate. Che bel caos. Vabbè. Buongiorno. Scendo a prendere un pacco. Sì, vestita in queste condizioni sono un disastro. Devo allenarmi e farmi la doccia e andare avanti con la tesi e riordinare sto caos. Ma... oggi è il 23 settembre ed è ufficialmente l'ultimo giorno di tirocinio. Ed è grigio, fuori è proprio brutto, cioè brutto 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 tempo. Vi faccio vedere la mia Teresita, come sta. Eccola qua, è un po' invasa da questa, come si dice, lampadina, però vabbè, insomma. Pacco preso. Non posso farvi vedere niente ancora perché è una collaborazione e vi farò vedere poi. Raga, è finita l'ultima giornata, l'ultimo turno della mia vita da studente. Oddio, ancora non ci credo, vi giuro. Comunque è stata una bellissima esperienza, cioè la mia assistente di tirocinio ci ha tenuto a farmi pure le foto. Oddio mio. Di fine, cioè le foto da ultimo giorno, ecco, perché mi fa... io in passato avrei voluto che qualcuno me le avesse fatte le foto, te le faccio perché ti rimarrà un bel ricordo. No, è stata dolcissima, vi giuro, cioè spaziale. Infatti poi mi fa: mi raccomando, fammi sapere poi come va, come non va, eccetera eccetera. E niente, insomma, che dire, posso dire niente. E nulla, insomma. Adesso torno a casa. Abbiamo avuto una notte, adesso vi racconto un attimo in macchina. E niente, ragazzuoli, allora, eccomi qua, sono tornata. A parte che cioè in mezzo stamattina un botto di gente. Ovviamente non abbiamo dormito niente perché praticamente c'è stato un ricovero post-operatorio. È stato dovuto portare in sala operatoria d'urgenza. Vabbè, insomma, un casino. Quindi comunque siamo rimasti svegli tutta la notte. Allora, veramente abbiamo fatto un po' di cose. Cioè, proprio come ultimo giorno classico da terapia intensiva. Non me lo levava nessuno e sono contentissima. È stata una bella esperienza. Non so veramente, cioè, come ringraziare tutti, ma in primis la mia assistente di tirocinio, che è stata
preziosa in tutto e per tutto fino all'ultimo, vi giuro. Sono contenta di come ho concluso questo percorso, anche perché la prossima volta che comunque entrerò in un reparto, comunque, cioè, prenderò in mano un ago, una siringa, una qualsiasi cosa sarà in ambito, cioè, lavorerò, quindi l'ansia viene e nulla, insomma, quindi questo è quanto. E basta, torno a Milano. Vi giuro, sono così contenta che per adesso non ho ancora sonno, ma secondo me quando torno su a casa mi addormenterò. Però, insomma, questo. Allora, ragazzuole, niente, scusatemi se sono sparita e sto tornando praticamente su a casa, sono in macchina. In realtà oggi pomeriggio sono uscita, che ho visto appunto una mia amica, la Bea, che in realtà la conoscete anche, perché se mi seguite, siete veterani eccetera, sapete chi è la Bea. Basta, io penso che concluderò questo vlog. In realtà, ragazzi, non so dirvi come mi sento e niente, dai, questo vlog è anche durato abbastanza. La notte è andata e è stato un bellissimo tirocinio. Cioè, se devo fare un calcolo proprio di tutti i tirocini che ho fatto, in primis metto il paziente pediatrico, perché a me piace, quindi metto la pediatria, malattie infettive, che mi è piaciuta anche quella tanto, e come terza per forza devo mettere la terapia intensiva neurochirurgica / subintensiva neurochirurgica, ma comunque mi è veramente piaciuta tanto tanto tanto, quindi... Cioè, in tutto l'anno, insomma, questi sono i tirocini che veramente mi hanno colpito maggiormente, mi sono piaciuti di più. Vado perché piove. Al prossimo vlog. Cheers.